Costruire il PD, partire dal mezzogiorno. Se ne è discusso a un'assemblea regionale a Napoli con il presidente del partito, Matteo Orfini, e il ministro della giustizia, Andrea Orlando. Sul tavolo anche le inchieste su Lorenzo Diana, ex senatore PD, e sull'europarlamentare Nicola Caputo. Aspettiamo le valutazioni della magistratura, con rispetto, evidentemente poi faremo le nostre. Per noi il tema della legalità è un tema evidentemente prioritario. E a questo teniamo e non transigeremo mai sul tema, però siamo anche un partito garantista che quindi ha il dovere di aspettare il lavoro della magistratura, di rispettarlo e poi di trarre le proprie valutazioni. Al centro del dibattito anche la questione delle correnti del partito e le future elezioni comunali di Napoli. L'ipotesi sul tavolo è la scelta di un candidato senza il ricorso alle primarie, uno strumento che secondo Orlando fa giustizia delle correnti. Noi non siamo contro le correnti, siamo contro le correnti che siano un mero strumento di selezione della classe dirigente su base di fedeltà. Noi siamo perché le correnti siano quello che devono essere in un grande partito riformista, cioè dei luoghi dove si elaborano, si forniscono idee al partito nel suo insieme e si è in grado anche direttamente di parlare alla società. Sul discorso primari a Napoli, dopo il caso De Luca, secondo Orfini la questione va affrontata di concerto tra partito nazionale e della città. In alcuni casi le primarie si sono dimostrate uno strumento utile a scegliere i candidati migliori, in altri casi no. Bisogna valutare in ogni occasione qual è lo strumento che costruisce, che aiuta a trovare la candidatura più forte e più autorevole. Una discussione che entrerà nel vivo nelle prossime settimane, ma insomma è chiaro che il Partito Democratico avrà un candidato che punta a riconquistare questa città. Le elezioni sono in programma nel 2016.